argomento caso acqua a Cesarò, il primo cittadino interviene relativamente a quelle che sono state le nostre dichiarazioni nel corso di un telegiornale spiegando le sue ragioni. Lo sentiamo insieme. Io avevo fatto dei comunicati stampa, ho mandato dei telegrammi alla Presidenza della Regione, alla Direzione Regionale Protezione Civile, alla Procura della Repubblica, lamentando il forte disservizio che l'EAS sta provocando e causando nel nostro Paese. Infatti è da giovedì scorso che non arriva l'acqua nel nostro Paese per le interruzioni, per i guasti della condotta e che non vengono tempestivamente sistemati. Di chi è la colpa? La colpa è l'acquedotto comunale, l'acquedotto di Cesarò, l'acqua, la condotta è gestita solo ed esclusivamente dall'EAS. Il comune non ha niente a che vedere né con la distribuzione né con le riparazioni né con i motori, è solo ed esclusivamente un problema di EAS. La gestione ce l'hanno loro, loro incassano le bollette, incassano i soldi e sono loro che si devono occupare di tutta la distribuzione dell'acqua, come da una convenzione fatta circa 40 anni fa. Il vostro telegiornale ha erroneamente ribaltato la situazione dicendo che era il sindaco che non volesse comprare i motori o che non volesse spendere dei soldi. Il sindaco ha aggravato il bilancio comunale soprassedendo l'estate scorsa nello stesso problema con il trasporto dell'acqua a seguito di comunicazione alla Protezione Civile tramite autobotti, che non è di competenza assolutamente del sindaco. L'ha fatta solo ed esclusivamente, si è voluto prendere questo impegno per non lasciare i cittadini, soprattutto in estate, senza acqua, perché come tutti sappiamo l'acqua è un bene di prima necessità. Io chiedo scusa pubblicamente al sindaco, all'amico Caputo, sindaco di Cesarò. Intanto abbiamo un dato, che abbiamo una grossa fascia d'ascolto a Cesarò. Quando ora l'ho scoperto Franco Cera, se ne va a villeggiare là, c'è un'aria sopra. Le chiedo scusa, signor sindaco, non sapevo che i suoi predecessori hanno commesso questi ignavi, cioè 40 anni fa l'acqua è stata ceduta all'EAS e il comune non c'entra. Le chiedo scusa, io buon senso vuole che l'acqua, essendo un bene primario, lo gestisce il comune. Messina lo gestisce il comune, Milazzo lo gestisce il comune, Barcellona. Le chiedo scusa, lei non ha colpa e come ci siamo sentiti per telefono, non ho remore nel scusarmi con lei. Però si propone un fatto, cara Nadia. Noi parliamo che vogliamo privatizzare i camposanti. Noi parliamo che vogliamo privatizzare l'acqua e così via. Se noi andiamo da questo passo, troviamo, anche se lei sia un ente regionale, troviamo con questi problemi. A Cesarò nasce l'acqua. C'è un canaluno, non nasce l'acqua che dà agli altri, che proprio Cesarò non deve avere acqua per colpa di un motore che può costare 2.000 euro dell'EAS. Questi sono i carrozzoni siciliani che funzionano male, come l'EAS. Però ciò non toglie che l'acqua non può andare ai privati.